Dunque, io direi che partiamo da una definizione, perché sono cose utili da tenere presente. Che cos'è l'elettronica di potenza? Chiaramente è un settore dell'elettronica che è quello che ha il compito di processare e controllare il flusso di energia elettrica. Fornendo tensioni e correnti in forma ottimizzata per il carico utente. Dunque, la chiave è proprio, no, rivediamo un po' la definizione. La chiave è questo flusso di energia elettrica. L'elettronica potenza controlla il flusso di energia elettrica. Rispetto agli altri settori dell'elettronica, che sono molto spesso legati all'elaborazione e condizionamento del segnale o allo svolgimento di calcoli, come per lo più la gran parte dell'elettronica digitale, calcoli per applicazioni di qualunque tipo, diciamo, indipendentemente dal tipo di applicazione. Nel caso dell'elettronica di potenza, l'obiettivo è controllare il flusso di energia elettrica. Quindi un sistema di elettronica di potenza fornisce a un carico tensioni e correnti in una forma ottimizzata per il carico. Ottimizzata è una parola che spesso non vuol dire niente, bisogna definire qual è la funzione di ottimo ed è volutamente lasciato in forma generale, dipende dalla situazione. Cosa vuol dire ottimizzata? Dipende dal caso. Comunque deve fornire un sistema elettronica di potenza, deve fornire tensioni e correnti di una forma appropriata per il carico, ottimizzata rispetto a qualche aspetto. E questo viene ottenuto, questo risultato, tramite l'uso di circuiti elettronici appropriati e un sistema di controllo appropriato. Quindi c'è bisogno di una capacità di calcolo o un'intelligenza in senso lato per poter processare e controllare il flusso di energia elettrica. Ed è anche di questo aspetto dobbiamo occuparci. Ampliare un po' il discorso, dovete considerare che recentemente l'elettronica di potenza ha avuto una espansione molto significativa, espansione proporzionale, cioè nell'ambito dell'elettronica nel suo complesso, la porzione di elettronica di potenza è cresciuta molto e la tendenza è a crescere anche nei prossimi anni. Per quale motivo? Perché per tanti aspetti l'energia elettrica è divenuta una componente maggiore dell'energia totale e l'elettronica per il controllo dell'energia elettrica è necessaria in misura maggiore. Mi spiego facendovi due casi chiari. Per esempio, con le fonti di energia più recenti, diciamo quelli cosiddetti distribuita, quindi il solare e l'energia eolica,
che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare quello che dobbiamo fare con tutti i generatori di energia. Dobbiamo trovare il modo di collegare questi generatori di energia alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. D'accordo? Per sistemi di questo tipo, l'apparato che serve è un apparato di elettronica di potenza. Va bene? Quando collego una centrale a carbone o a una centrale a olio o a gas, diciamo, alla rete elettrica, non uso elettronica spesso, o in certi casi uso parte di elettronica, parte ho bisogno di usare sistemi di tipo diverso. E nel caso in cui invece abbia sorgenti di energia distribuita, tipicamente ho piccoli apparati elettronici che eseguono l'allacciamento alla rete. Come sapete, la porzione di energia solare in Italia, per esempio, è cresciuta molto negli ultimi anni e di conseguenza tutta l'elettronica di potenza è cresciuta moltissimo. Questo vale più o meno per tutto il mondo al momento. Quindi questo è legato al fatto che per l'energia elettrica la porzione di generazione di energia che ha bisogno di elettronica di potenza è aumentata fortemente. C'è anche un altro aspetto, che l'energia elettrica in sé come percentuale di energia complessiva è aumentata molto. Lì l'esempio è solo uno, l'esempio principale, diciamo, è solo uno, che è quello della trazione dei veicoli. No? Quindi se l'energia per la trazione dei veicoli passa da essere la combustione interna, no? Quindi energia derivata dalla combustione di combustibili fossili, diciamo, passa a una trazione elettrica, allora a bordo della macchina c'è bisogno di sistemi di elettronica di potenza per la fornitura al motore di energia elettrica per il funzionamento del motore stesso. E quello è anche un grosso settore, un settore che è molto cresciuto, ma ancora percentualmente piccolo, ma come sapete, insomma, tutti i segnali sono di una crescita molto forte nei prossimi anni. E questo, ecco, si riflette nel fatto che effettivamente in proporzione all'elettronica complessiva, l'importanza dell'elettronica di potenza si è cresciuta. C'è anche un altro aspetto che dovete considerare quando pensate all'elettronica di potenza, che se pensate alla definizione, non si parla in alcun modo di alte potenze. Per esempio, se prendiamo uno smartphone ha bisogno di un sistema di elettronica di potenza a bordo che faccia due funzioni: carichi la batteria e contemporaneamente dalla batteria fornisca la tensione necessaria al funzionamento di tutti i blocchi. Si tratta di piccole potenze, ovviamente, perché sta parlando di un oggetto relativamente piccolo. Ma entra benissimo la definizione di elettronica di potenza. C'è di solito un circuito, un power management chip in ogni oggetto di elettronica portatile che svolge essenzialmente questa funzione. Quindi quando voi collegate l'alimentatore alla tensione di rete, quell'oggetto prende la tensione che arriva dall'alimentatore e la mette nella forma giusta per caricare la batteria cioè fa da semaforo. Contemporaneamente, se avete anche il telefono in funzione, manda l'energia elettrica nella forma giusta per alimentare il telefono e farlo funzionare. Quando staccate l'alimentazione, lo stesso chip prende l'energia della batteria e va ad alimentare tutti i blocchi del telefono che devono funzionare. Non solo, ma poi tipicamente quel chip si occupa, dialogando col sistema operativo del telefono, di gestire il consumo di potenza, quindi di come dire, staccare e spegnere i blocchi che consumano potenza e che in un certo intervallo di tempo non servono, in modo da far durare di più la batteria. No? Questo è un problema tipico di tutta l'elettronica portatile. Tutta quella parte là è come dire, nel dominio dell'elettronica di potenza. Quindi parliamo di potenze elevate. Quindi megawatt, decine di megawatt e più su, e
E parliamo anche di potenze di milliwatt, decine di milliwatt e più giù. Okay? L'intervallo di potenze che trattiamo è necessariamente ampio. Vedremo nell'ambito del corso dei piccoli sistemi per alimentare un oggetto, un sensore indossabile che ha bisogno di 10 microwatt medi, quindi un piccolo circuito di elettronica di potenza che fornisce 10 microwatt. Estrae tipicamente da un generatore termoelettrico un cerotto attaccato sul braccio, estrae mediamente 10 microwatt con cui viene alimentato una radio Bluetooth che è tutto il sensore per trasmettere il dato via radio. Questo è un esempio, lo faccio vedere. E poi andiamo a vedere dei singoli dispositivi che devono reggere 1000 A in conduzione e 1000 W di tensione nello stato off. Chiaramente non sono la stessa cosa, ma fanno tutti parte di quella che chiamiamo elettronica di potenza. Allora, qual è la caratteristica principale di un sistema di elettronica di potenza? Vediamo so perché c'è lo scarabocchio. Mi sa che è entrato nel template. Allora, come è fatto un sistema di elettronica di potenza a grandi blocchi? Allora, tipicamente abbiamo qui la tensione d'ingresso, che è una tensione non regolata. Esempio, può essere la rete di distribuzione dell'energia elettrica. Immaginiamo proprio in Europa a 50 Hz, va bene? 50 Hz, 220 se prendiamo una fase. E poi ci sono due blocchi principali. Un blocco che chiamiamo power processor, quindi il processore della potenza. È il blocco che gestisce la potenza. E a valle del power processor c'è il carico. Immaginiamo di nuovo che sia un carico monofase, quindi ho la tensione di uscita sul carico, la corrente nel carico. Quindi il power processor prende la potenza dalla rete e la fornisce a carico nella forma giusta per il carico. Come lo fa questo? E per farlo viene comandato da un controllore, che è l'altro blocco. Il controllore, se volete, è la parte intelligente, dove per intelligente dovrebbe essere tra virgolette, ok? Perché che guarda cosa sta arrivando al carico e sulla base di quello che arriva al carico manda un segnale di controllo al power processor. Allora, cose da tenere presenti. Notate, innanzitutto questo. La coppia di tensione e corrente dell'ingresso al sistema di potenza dipende cioè diciamo lo sfasamento dipende dal power processor. Poi se immaginate che e direi anche il modulo della corrente dipende dal power processor, tutte e due. Immaginate che questa tensione è costante, quindi impedenza nulla, un generatore ideale, a quel punto la corrente in fase e il modulo come viene presa dipende tutto da quello che
che richiede il power processor. Poi c'è una parte strettamente di potenza, che è perché il power processor è attraversato da tutta la potenza. La potenza che arriva al carico viene da qua e attraversa il power processor. Quindi mi devo preoccupare di come questa potenza viene, degli effetti che ha la potenza che attraversa il power processor, per esempio della dissipazione di potenza che posso avere, di quanto si scalda il power processor, se è in grado di dissipare il calore in modo sufficiente. E quindi è un blocco che è realizzato con dispositivi di potenza, dove dispositivi di potenza sono dispositivi in grado di sopportare potenze del tipo di quelle che dobbiamo trattare, dipende dal sistema ovviamente. Quindi questo power processor ha bisogno di usare dispositivi di potenza, e tutti gli aspetti legati strettamente alla capacità di dissipare, di smaltire la potenza, devono essere trattati all'interno del power processor. Il controllore invece gestisce il segnale, riceve un'informazione su che, come sta funzionando il carico, e dà un comando al power processor. Quindi questo blocco, di solito, come può essere fatto? Beh, a seconda dei casi, nel caso più semplice può essere semplicemente un circuito lineare, quindi un'intelligenza limitata. Il circuito lineare è per esempio quello che avviene in un regolatore di tensione lineare, o altrimenti c'è, come sempre più spesso, c'è qui un microcontrollore vero e proprio che è in grado di mettere nel campo capacità di calcolo elevate. Bene, ecco, dobbiamo occuparci di tutti e due gli aspetti: i dispositivi, la capacità che hanno di gestire la potenza e come si controllano. Quali sono i criteri di merito di un circuito di potenza? Cioè, cos'è che ci fa dire se un circuito di potenza, un sistema elettronico di potenza, va bene o no? Criteri di merito per un sistema, di elettronica di potenza. Numero 1, consumi. Consumi sono la cosa principale. Perché? Perché un sistema elettronico di potenza attraversato da una potenza significativa, parte di quella potenza può essere dissipata internamente e la cosa ha un costo per il costo dell'energia, per cui se un sistema elettronico di potenza eroga la metà della potenza che riceve in ingresso e la restante metà la dissipa, mi fa spendere 2 kWh per ogni kWh che manda a carico. Quindi c'è un aspetto meramente economico, il costo dell'energia. Non è l'aspetto principale. L'aspetto principale è il raffreddamento e l'affidabilità. Quindi perché il raffreddamento? Perché un sistema di elettronica potenza che dissipi una parte considerevole di potenza si scalda, e quindi tipicamente mi devo occupare di raffreddarlo. Può essere raffreddamento sia passivo con delle alette di raffreddamento o un contenitore abbastanza grande, oppure devo utilizzare un sistema di raffreddamento in certi casi anche a liquido. Bene, quindi ha un costo, ha un ingombro, soprattutto se mediamente il sistema elettronico di potenza lavora ad alta temperatura, perché solo in quel modo riesce a dissipare calore. A quel punto la cosa incide anche sull'affidabilità. Quindi il valore principale di solito nell'usare un sistema di elettronica di potenza con un rendimento più alto
non sta tanto nel costo dell'energia, ma sta soprattutto nell'ingombro, nell'affidabilità e nel costo del sistema di raffreddamento. Ok? Quindi io segno i tre punti che ho detto: costo dell'energia. Lo metto per primo, non perché sia più importante, ma perché è più ovvio che viene in mente. Ma poi c'è raffreddamento. E ingombro sono legate perché il modo più semplice per far sì che un sistema si raffreddi meglio è farlo più grande. Quindi. E poi abbiamo detto affidabilità. Tipicamente le cose che funzionano a temperatura più alta si guastano prima. Dunque, costo del sistema è un altro fattore importante e di solito è un trade-off perché, come dire, nella vita non si riesce mai a avere tutto. Tipicamente un sistema che consuma poco internamente, quindi che ha un alto rendimento, costa di più. Un sistema molto molto economico, tipicamente poi internamente consuma di più. Per cui spesso questo è un trade-off che si ottiene. E poi l'altro aspetto che è importante per tanti fattori è il peso del sistema, peso ingombro. Anche quello è un fattore importante. E di nuovo anche lì tipicamente peso e l'ingombro sono in un compromesso col costo. Se voglio un sistema che pesi poco e ingombri poco, di solito costa di più. Però sono parametri, sono tutti e tre parametri importanti, a seconda delle applicazioni, si preferisce, dell'applicazione del contesto, della situazione, si preferisce pesare di più un aspetto dell'altro. Quindi queste sono tre cose che più sono basse, meglio sono. Va bene? La conseguenza, una delle conseguenze del cercare di ottimizzare questi tre aspetti, sta nel fatto che dunque si preferisce non utilizzare sistemi in funzionamento lineare. Sistemi in funzionamento lineare sono i più semplici da pensare, sono stati di relativo successo e impiego negli anni passati, diciamo più recentemente la tendenza degli ultimi 20 anni, anche di più, è di gradatamente passare sempre di più verso sistemi commutati, no? Un forte funzionamento non lineare. E questo è un aspetto importante da capire all'inizio, e il vantaggio principale è che il sistema in funzionamento non lineare di solito, cioè parte riuscendo a far consumare molto meno, consumando molto meno si può scendere come peso ingombro, e l'aspetto di miglioramento del costo in realtà è venuto col miglioramento della tecnologia, perché son diventati sistemi accessibili a un costo relativamente basso e quindi si può realizzarli a costo basso, ed è il motivo per cui solo negli ultimi anni sono sempre più utilizzati. Vediamo per capire il motivo, un esempio facile di un alimentatore. Allora, come voi sapete, noi possiamo realizzare un. Ve li faccio sullo stesso disegno tutti e due. Un alimentatore
con in modo lineare, quindi lineare. In questo modo immagino che qui ci sia la tensione di rete. Metto un bel trasformatore davanti per disaccoppiare il mio sistema dalla rete. Poi qua metto un raddrizzatore che mi dà una tensione non regolata. Metto una capacità per abbattere un po' di ripple e poi piazzo un regolatore lineare. Un transistorone di passo, un bipolare, un Darlington, quello che ci vuole, e metto il carico. Questa è la Vout, questo è il carico, e poi faccio il controllo con un sistema lineare, per esempio. Va bene? Quindi qui cosa succede? Quando questo sale, questo lo fa scendere, il segno devo mettere in questo modo. Va bene? Allora, in questo caso il sistema è quello che vi dicevo, il power processor, una parola un po' esagerata, è semplicemente il bipolare in questo caso, e il controllore è l'amplificatore. D'accordo? Questo qui, vabbè, tanto immaginiamo che questo sia un amplificatore, non è un operazionale, questo è un amplificatore. Ampli. Ma il partitore immaginiamo che sia qui dentro, il solito partitore che si mette. Allora, per quale motivo questo non è, cioè che problemi ha questo? Dunque, il problema principale è che questo dissipa un sacco, come sapete, no? Nel senso che se io qua ho una tensione non regolata, chiamiamola VNR, e in uscita devo dare una tensione regolata V0. Qui ho una caduta che è VNR-V0 e, trascurando questo corrente, tutto il transistore è attraversato dalla corrente che finisce nel carico. D'accordo? Quindi la potenza dissipata nel transistore, la chiamo PD, potenza dissipata qua dentro, è uguale a, beh, più o meno la media di I con 0 per VN0 meno V0. Può essere una tensione rilevante, che specialmente perché per essere sicuro, siccome devo tenere polarizzato in zona attiva il bipolare, devo fare in modo che anche per i valori più bassi che può raggiungere la tensione non regolata, comunque il transistore bipolare sia in zona attiva. Quindi nel caso peggiore devo lasciare, che ne so, un volt, un paio di volt su quel bipolare e magari mediamente ci possono finire 4-5 volt, no? Per cui la porzione di potenza che dissipo in quel transistore è senz'altro elevata. Immaginate, se io devo dare 5 volt in uscita e in ingresso ho una tensione non regolata che varia da 12 a 7 volt, bene, quando ho 7 volt cado un 2 volt sul bipolare, quindi il bipolare è in zona attiva. Quando ho mediamente, che ne so, 9 volt di tensione non regolata, ci sono 4 volt che cadono sul transistore e 5 volt sul carico. Quasi la metà della potenza viene buttata via nel bipolare. D'accordo? Questo è il difetto principale, perché ho bisogno di mantenere un salto di tensione significativo e tutta la corrente in uscita passa dal bipolare. Quindi questo è il motivo per cui questo si chiama regolatore serie, come sapete. Ecco, non è l'unico difetto di questo blocco, però ve li introduco uno alla volta. Guardiamo per confronto come è fatto un regolatore switching. Quindi un regolatore commutato. Ci sono due aspetti. Questa è la tensione di rete. Che cosa abbiamo? Abbiamo prima subito un raddrizzatore.
poi abbiamo un accoppiamento al trasformatore. Vedete, in cascata raddrizzatore la tensione è continua, giusto? Poi abbiamo un accoppiamento a trasformatore. Facciamo una trasformazione nuova dalla continua che abbiamo in uscita del raddrizzatore a una tensione alternata, però stavolta a una frequenza molto più alta. Diciamo qualche centinaio di kilohertz, qualche megahertz, qualche decina di megahertz a seconda dei casi. Possiamo andare molto molto in alto. Questo è il carico. Qui aspettate, semplifico un po' per evitare questi io di rilevo. Poi ve lo racconto più in dettaglio quando lo facciamo. Qui immaginate di mettere due interruttori. Questi due interruttori switchano in controfase. Quindi quando uno è chiuso, l'altro quando uno è spento, l'altro è acceso e viceversa, e vengono controllati dallo stesso. Dallo stesso controllore. Ok? Così si capisce meglio. Allora, in questa fase, come funziona questo sotto? Guardatelo un attimo, qui ho la tensione, qui ho una continua. Adesso questo controllore che cosa fa? Dà una tensione, accende e spegne questi tre switch, e quel bipolare funziona da switch praticamente, chiuso o aperto, a una frequenza molto elevata, dicevo qualche centinaia di kHz fino a qualche decina di megahertz, dipende un po' dalla situazione. Che cosa fa? La corrente qui nel primario diventa quindi una corrente alternata a la frequenza di switching, va bene? Questo ci troviamo una tensione alla stessa frequenza sul secondario. Questa tensione qua viene portata su questo nodo in modo sincrono, cioè quando questa è alta viene chiuso l'interruttore in alto e quindi qui c'è la tensione alta, quando questa è bassa qui viene messo lo zero. Quindi qui in pratica io mi trovo un'onda quadra alla frequenza di switching, va bene? Questo gruppo LC è un filtro e quindi qui io mi trovo la continua. Va bene? Quindi sono passato da 50 Hz a una continua, a una frequenza di qualche centinaio di kHz almeno, di nuovo alla continua. Il sistema di controllo che cosa fa? Sente quant'è la tensione sul carico, la confronta con un riferimento che gli ho dato e in base a questo confronto mi modifica il duty cycle dei switch. Allora, questo circuito noi lo vediamo in dettaglio più avanti. Al momento non è fondamentale che lo capiate del tutto. Dobbiamo tornare. Vi voglio solo in questo momento farvi vedere le differenze rispetto all'altro oggetto. Allora, guardate qua, perché ci sono due cose importanti da considerare. La prima cosa è che nella seconda soluzione, dov'è che si può dissipare la potenza? Guardate, dalla rete al carico. C'è questo raddrizzatore a diodi, insomma, se possiamo trascurare la V gamma dei diodi, questi dissipano molto poco.
Poi ci sono tre interruttori che idealmente consumano molto poco, no? Perché un interruttore quando è aperto non ha corrente e quindi non consuma, quando è chiuso non ha tensione e quindi non consuma. D'accordo? Nella pratica sono fatti a stato solido, quindi ci sarà sempre una caduta anche in conduzione. Però in pratica questi tre interruttori consumano molto poco, l'induttanza, la capacità e il trasformatore non consumano, sono tutti elementi reattivi. E in questo modo noi possiamo ottenere, abbiamo un blocco di potenza, il power processor, che non ha elementi che possono dissipare parecchio. Ok? Perché ci sono elementi reattivi o ci sono switch. Quindi questo è il motivo per cui i regolatori switching riescono a consumare poco. Perché se i componenti attivi si usano solo come switch, si usano in una situazione in cui consuma molto poco. C'è un altro vantaggio aggiuntivo che è fondamentale, che sta nel trasformatore. Vedete, questo qua, nel caso in alto, è un trasformatore a 50 Hz, questo è un trasformatore a qualche centinaio di kHz, e questo fa sì che, questo non credo, forse non lo sapete ora che mi viene in mente, però ve lo dico noi. Tipicamente un trasformatore ad alta frequenza è molto meno ingombrante di un trasformatore a bassa frequenza. O può avere degli avvolgimenti più piccoli, può avere anche un nucleo ferromagnetico molto più piccolo. Ed è il motivo per cui, insomma, nel tempo gli alimentatori sono diventati sempre più leggeri. Non so se vi ricordate gli alimentatori di un tempo col trasformatore alla tensione rete dentro, pesavano qualche chilo. Si chiamava il trasformatore, in realtà era tutto un alimentatore, ma perché la cosa pesante dentro era effettivamente il trasformatore. Rispetto agli alimentatori, diciamo, nel tempo, se vedete, gli alimentatori sono diventati sempre più leggeri perché sono gradatamente spostati da lineari a switching verso frequenze sempre più elevate. Va bene. Allora, questo confronto tra gli alimentatori era essenzialmente a scopo esemplificativo, ripeto, poi il funzionamento degli alimentatori in continuo lo vedremo insieme in dettaglio, era giusto per farvi capire la differenza. Quindi la tendenza generale necessaria per migliorare i consumi, gli ingombri e i costi è stata quella di passare da circuiti lineari a circuiti regime switching, in cui gli elementi attivi si utilizzano come interruttori. Quali sono le applicazioni tipiche dei sistemi di elettronica di potenza? Vediamo di fare un elenco ragionato e poi ci fermiamo. Allora, è importante anche dal punto di vista del mercato, quindi DC Power Supply, alimentatori in continuo, gli alimentatori switching per tutti gli oggetti elettronici e il power management IC per sistemi portatili alimentati a batteria, come vi dicevo prima, telefoni, tablet, portatili con calcolatori portatili e simili. Poi un altro settore di mercato veramente rilevante sono i cosiddetti UPS. UPS sta per Uninterruptible Power Supply, quelli che in italiano si chiamano gruppi di continuità, che servono per, no, mantenere l'alimentazione di sistemi elettronici anche se c'è una mancanza di energia elettrica. No, sono fondamentali, per esempio, sono assolutamente necessari per gli ospedali, che sono grandi e hanno livelli di sicurezza elevatissimi, ma insomma poi anche in applicazioni molto più mondane con livelli magari di sicurezza e di costo minori,
si riescono a utilizzare. Anche il controllo di processi industriali. Perché sono tanti processi industriali che hanno bisogno di energia elettrica fornita in modo opportuno. Ci sono forni, ci sono macchine di automazione, rulli, bracci di robot, vanno tutti alimentati opportunamente. Ci sono trasporti, dicevo prima, i trasporti, i treni sono sempre stati elettrici, i veicoli elettrici in generale. Ci sono applicazioni per distribuzione di energia elettrica. Quindi, per esempio, interconnessione. Solare ed eolico, di generatori, quando dico così vuol dire interconnessione di generatori di energia solare, energia eolica alla rete, e anche le linee ad alta tensione in continuo. Un altro aspetto di cui magari parliamo un pochino più avanti, un aspetto francamente minore, però è in evoluzione interessante, sono applicazioni termoelettriche. Vi dico una parola adesso, ma vediamo se più avanti ne parliamo poi più. Ci sono dei materiali, i cosiddetti materiali termoelettrici, che hanno una proprietà interessante, quindi, come dire, soggetti a una differenza, si possono realizzare dei piccoli sistemi per i quali, applicando una differenza di temperatura, si riesce a estrarre energia elettrica. D'accordo? Quindi direttamente c'è una conversione da energia termica a energia elettrica che viene realizzata senza muovere niente, a stato solido, cioè soltanto progettando il materiale. Questo è un tipo di sistemi che è conosciuto da tanto tempo, ma ha avuto un risveglio negli ultimi anni come modo di generare energia elettrica, come dire, senza passare attraverso l'energia meccanica. E di nuovo, anche in questo caso c'è bisogno di sistemi sofisticati di elettronica di potenza, perché tipicamente il generatore termoelettrico genera potenza, ma con una tensione molto bassa, di qualche, a volte semplicemente qualche decina di millivolt, e quindi poi bisogna da lì passare, aggiustare questa energia, modificare le tensioni e le correnti fino ad arrivare poi a poter caricare una batteria o alimentare, oppure distribuirla addirittura a rete. Quindi è un aspetto molto di nicchia che però sta crescendo. Diciamo, forse tra tutte le cose è la cosa che sta crescendo più velocemente, però sai, è facile crescere quando i numeri sono proprio piccoli. Ecco, molte di queste cose le tocchiamo. Adesso noi nelle prossime, direi ci fermi, no, ora mi fermo, e così poi vi anticipo cosa facciamo nelle prossime lezioni.